proviamo a entrare nella piscina comunale, o meglio ex piscina comunale ormai, intitolata Gigi Turchio, e adesso piano piano entriamo, perché qui abbiamo visto, ci siamo resi conto che non ci sono più i cancelli. Chiunque può entrare, in effetti è un'area fortemente degradata, sono portati via i cancelli, probabilmente forse serviva l'alluminio anodizzato a qualcuno, non si capisce bene, o per inciviltà. Ecco, vedete la telecamera come sta inquadrando questo scempio, e qui abbiamo anche di tutto, e guardate qui carte di trattamento, poltrone girevoli ormai del tutto inservibili, uno stipetto, forse una cassa acustica, non si capisce bene, un vecchio telefono, una calcolatrice, cose che non ha importanza. Vedete a che punto siamo? Ora, il degrado è talmente tale, è talmente tanto, che sicuramente non si può riprendere questa piscina. Ecco, guardate questo scempio incredibile. Credo che nessuna telecamera abbia mai inquadrato questo, perché prima appunto la piscina era chiusa. Se veramente vietato l'ingresso a bordo vasca, una volta questa era ben tenuta, questa piscina. I servizi igienici, guardate, ecco a che punto siamo. Credo che questo sia soltanto il ricordo di una civiltà, qualcuno che ha rotto assolutamente. La testimonianza, guardate, completamente distrutto il servizio. La testimonianza di questa nostra sensibilità, lo dico in senso antifrastico, ironico. Saliamo qui una volta, ecco, vedete, la piscina è un ricordo. Qui addirittura c'è anche il rischio di cadere, questa era la tribuna. E questa è la pozzanghera, una pozzanghera veramente triste, possiamo usare questo aggettivo, triste, ci rammarichiamo di questo. Una volta questo era un cinema, era un'arena all'aperto, l'arena era questo il senso, l'arena Badiazza si chiamava, prendeva il nome appunto dall'area, della cosiddetta Badiazza. Ma perché non si butta a terra questa piscina? Anziché pensare di spendere milioni, centinaia di milioni di euro, addirittura era stata una previsione di 500 milioni di euro, mi pare, per ripristinare, quando si dovrebbe buttare a terra, visto che qui abbiamo una strada di fuga, abbiamo il ponte Federico II, si potrebbe realizzare l'anello di collegamento che una volta era stato progettato da Punta Calcarella fino a qui, e avere proprio un anello completo, no? E quindi questa ormai è divenuta una cosa inservibile, inutile, addirittura forse anche un ostacolo per la fluidità del traffico. Qualcosa osta a buttare a terra, forse si può costruire sicuramente anzi una piscina altrove, e forse appunto potremmo finalmente avere una strada come si deve. Ormai siamo ridotti proprio, non dico alla frutta, siamo proprio alla rovina totale, al disastro completo. Siamo sempre nell'area della piscina, qui siamo nella parte sottostante dove ci sono i caldai, i gressi divelti, come vedete, completamente asportati i cancelli, le porte d'ingresso. Ora, come vedete, qui questo andito qui oscuro, minaccioso, noi non vogliamo fare gli uccelli del malaugurio, le cassandre, però questa è una zona che certamente può essere anche pericolosa per chi volesse in qualche modo esercitare violenza. Dio non voglia, non ripeto, non vogliamo fare i profeti del malaugurio, le cassandre appunto, di sciagura, profetessa di sciagura, però stiamo attenti, perché queste cose succedono in altre città, in altri luoghi. Vedete la situazione qual è, che comunque secondo noi è una situazione indegna, decorosa, no, vergognosa. Testimonianza ancora una volta di questa estrema inciviltà. Credo che noi stiamo realizzando un autentico scoop in questo momento, perché nessuno ha mai né fotografato né documentato con immagini attraverso i vari mezzi di comunicazione di massa questo schifo, per sentirmi questa parola, e voi non sentite la puzza che sto sentendo io con l'operatore. La puzza che ovviamente viene fuori dagli escrementi che ci sono qui dentro, e quindi a conferma ancora una volta, se fosse necessario ripeterlo, che conviene buttare a terra tutto e congiungere il ponte Federico II con la strada che adesso andiamo a inquadrare per un altro motivo,
perché c'è una fogna a cielo aperto. Qualcuno diceva prima che i commissari che amministrano il comune di Augusta l'amministrano per quel tanto che loro possono fare, perché si tratta di funzionari governativi che sono pendolari. I commissari, qualcuno diceva, dovrebbero venire qua da queste parti, dovrebbero farsi un giro di Augusta come lo stiamo facendo noi, mettendo in evidenza queste porcherie, perché qui c'è una fogna a cielo aperto, non soltanto che è negativa dal punto di vista igienico ambientale, ma pericolosa, perché questa fogna, con quest'acqua che è costante e perenne, nasconde anche un fosso che è pericoloso per le automobili che transitano in quest'area, area in cui a volte qualcuno c'è anche perso la vita, perché c'è gente che viene in senso opposto e come è successo di recente, addirittura un ragazzo ha investito un'automobile una donna che andava in bicicletta. Io a questo punto devo rivolgermi alla signora Librizzi, alla signora Coggiuva, al signor Puglisi, sono amministratori del comune, una fa le funzioni di sindaco, l'altra di giunta comunale e l'altro del consiglio comunale, tutti e tre, fatemi un giro e venite a vedere le cose di Augusta, cioè la città che voi state amministrando e che amministrerete ancora almeno per altri 12 mesi di sicuro.